Prego, Giuseppe. Allora, noi dall'anno scorso non siamo stati fermi e siccome ci piaceva l'idea di collaborare e di portare sviluppo su questo settore, abbiamo collaborato anche col Comune di Santa Caterina dello Jonio, dove la invitiamo a venire oltretutto, per la realizzazione di un lido. Praticamente il mare è la nostra ricchezza maggiore in Calabria e vogliamo realizzare un lido che sia di libero accesso per tutti. E inoltre abbiamo pensato che in questo lido sia necessaria anche la presenza di una biblioteca in cui chi non ama solo stare a crogiolarsi al sole possa anche passare il tempo piacevolmente prendendo in prestito gratuitamente i libri. Ci è sembrata un'idea che possa essere valida anche magari per chi deve accompagnare qualcun altro al mare e quindi possa usufruire di una compagnia, della compagnia di un libro oltretutto. E questa idea è piaciuta tantissimo al sindaco, che comunque l'ha fatto un suo cavallo di battaglia, e noi lo stiamo aiutando a portarlo avanti anche come istituto per lo sviluppo socio-economico e culturale. Perfetto, anche perché io sono straconvinto che la cultura, se vogliamo tenercela, dobbiamo leggere, conoscere, scoprire, essere curiose. Dico tutte le persone, mai smettere di essere curiose, mai smettere di domandarsi che cosa c'è dietro, cosa scoprirò dietro l'angolo che ancora non conosco. Per cui Giuseppe, se ci ho presenti i due compagni che sono alla tua destra. Alla mia destra Rita Loi. Passagli il microfono così 30 secondi e una battuta dalla Lombardia, mi sembra. Buongiorno, che viene. Sono Calabria. Catanzaro. Buongiorno a tutti. Sicuramente, come diceva lei, come diceva anche il dottor Di Siena, l'iniziativa del dottor Di Siena è assolutamente valida e insomma. Bene, questo è un po' il concetto che dicevo prima con gli studenti che c'erano. Quanto oggi è indispensabile, una volta non ce lo richiedevano, allenarsi di pari livello con la comunicazione. Perché poi io mi ricordo sempre quando avevo, forse anche più giovane, quando presi per la prima volta un microfono in mano, rimasi lì con un groppo alla gola e non ho fiatato. Bene, mi sono giurato che mi sarei costretto a salire su un palco finché non riuscivo ad avere scioltezza nel linguaggio. E questa è una barriera culturale che ci portiamo tutti appresso. Per cui io invito tutti i giovani, esercitatevi, perché il successo della vostra professione dipende soprattutto di come riuscite a comunicare con gli altri. La parola a Domenico Amato, il quale mi ha delegato. No, passagli la parola perché lui deve tuffarsi nella comunicazione. Buongiorno, da qualche tempo abbiamo iniziato una collaborazione anche in Lombardia perché Giuseppe ha proposto questa iniziativa e io sono stato subito ispirato per poter portare avanti anche al nord questo tipo di iniziativa. Adesso passo la parola a lui che spiegherà ancora meglio. Poi è il presidente della squadra di calcio del Brugherio, quindi ti farà anche. Quando facciamo una partita di calcio col Brugherio? Bene, abbiamo l'altro ieri è finito il torneo di calcio dell'istituzione con la rappresentanza dell'autore di sangue della Presidenza del Consiglio, la rappresentanza dell'istituto del Consiglio Superiore della Magistratura, la nazionale parlamentare e il Vaticano. Il Vaticano ci ha battuto le nostre rappresentative delle istituzioni italiane. Una battuta a Stefano. Grazie, buongiorno. Sono il presidente dell'ISEC Roma. Gli argomenti portati dall'ISEC Calabria sono importanti, devono essere anzi indispensabili per una città grande come Roma. Soprattutto l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché una grande città, la capitale della nostra nazione, non può permettersi
di ostacolare persone, come diceva lei, persone che non hanno niente di diverso da noi. Questione dei loro diritti fondamentali di sicurezza, salute e benessere. Nel corso del workshop verranno pertanto analizzate le diverse problematiche che gli attori di tale sistema sono chiamati ad affrontare e risolvere nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni in un contesto di valorizzazione delle complementarietà e sviluppo sinergia. Diamo la parola prima uno all'altro. Creiamo sinergia, il presidente dell'Union, il dottor Ingenio Lenti. Era previsto solo un prezioso saluto nei riguardi del presidente di Chiaba, comunicando intanto buongiorno a tutti che è il primo anno che uno approccia questa collaborazione con Chiaba. Vedremo nel prosieguo come proseguirà e come si attiverà, però direi che la massa di problemi già affrontati quest'anno di Chiaba costituisce già una premessa per poter andare chiaramente avanti. Sì, ingegner Correggia, Centro Correggia, il Dipartimento Imprese Internazionale del Ministero del Pubblico ha promosso qui a poco a livello personale. Prego, signor Presidente. Seconda, mano sullo sterzo, porta via 40 all'ora, troppo veloce, giù la frizione. Ok, già questo andava meglio, bravi, le tue le mani sullo sterzo, hai iniziato ad andare a destra e sinistra e poi ovviamente la forza si riduce e quindi riesci a gestirla meglio. Per evitare il destra-sinistra è importante avere le mani alle 9:15 perché tu sai dove hai lo sterzo, perché tu istintivamente pensi magari hai lo sterzo girato così, le mani qui pensi che siano dritte e in realtà la macchina continua a spandare da un'altra parte. Attenzione, non potendo, sei rimasto appeso sullo sterzo, quando si è accorto che dovevi iniziare a controsterzare e iniziato a girare solo le braccia. Aspetta, una frizione. Ti sei aiutato con il porto e ti ha ridato il grip. Non so se sentite il rumore. Tu devi rimanere nei piatti per fare bene l'esercizio. Sulla frizione. Ok, la velocità era un po' bassa. Fammi un po' però. Ma a che serve questa macchina? Questo è un simulatore didattico per gli autoscuole. Per le autoscuole? Prego? Per le autoscuole o per le persone che hanno dei problemi? Per le autoscuole. Grazie. Il sistema italiano per la qualità possa e debba contribuire alla creazione di una società total quality in cui tutti i cittadini siano ugualmente tutelati. Prego, continui, ingegnere. Questo vuol dire sicurezza, quindi un contributo molto importante al conseguimento degli obiettivi di eguaglianza, di libertà degli individui a cui abbiamo fatto riferimento, può e deve venire dal sistema nazionale di leggi, norme, tecniche e attività di controllo e verifica che è preposto alla tutela della sicurezza. Con questo sistema lavori bene, evidentemente.
Allora, ancora due parole rapidamente. C'è un altro soggetto che è venuto a, si è creato, insomma, ha affermato il suo ruolo in tempi relativamente recenti, che è il cosiddetto ente di accreditamento, che ha il compito di valutare e attestare la competenza degli organismi che operano, o dovrebbero operare, i controlli e le verifiche di sicurezza. Poi la terza componente è rappresentata dagli organismi autorizzati all'esecuzione di suddetti controlli e verifiche. Unione è un'associazione che raggruppa alcuni di questi organismi. Purtroppo l'Italia ha un po' il vizietto di recepire con molto ritardo, in molti casi, le cosiddette direttive comunitarie. Ciò non va a vantaggio di nessuno, e in particolare non va a vantaggio della sicurezza dei cittadini. Però, insomma, di problemi ne abbiamo tanti. Però queste regole devono essere regole chiare, esaustive, ma prive di eccessi e inutili complicazioni, di eccessive e inutili complicazioni burocratiche e amministrative. Credo che tutti voi abbiate sperimentato sulla vostra pelle, nella vostra vita, i danni della sovraregolamentazione. Non parliamo di sovraregolamentazione in materia fiscale, ci sarebbe moltissimo da dire, però oggi parliamo di sovraregolamentazione in questo caso. La sovraregolamentazione da un lato e la mancanza di controlli e sanzioni dall'altro favoriscono i furbi e penalizzano gli operatori seri desiderosi di rispettare le regole, per cui si innesca un circolo perverso che di fatto rende il sistema incapace di assolvere ai propri compiti. Volendo essere molto brutali, no? Ci sono purtroppo coloro che invece che fanno finta di fare i controlli di sicurezza, no? Che redigono dei verbali senza effettuare alcuna verifica. È ovvio che questi collocano la loro prestazione sul mercato a prezzi molto bassi. Cosa succede? Succede che quelli seri che vogliono lavorare bene, pur di restare sul mercato e di non chiudere, sono costretti anche loro a ridurre, a far scadere la qualità della prestazione. Guarda, questa è una cosa importante. Tutti voi ogni giorno prendete l'ascensore. Beh, insomma, ogni tanto chiedetevi se questo ascensore è stato adeguatamente controllato ed è effettivamente sicuro. Che si ricasi così, però certamente esistono delle aree, delle zone d'ombra. L'ente di accreditamento ha poi il suo ruolo, su questo non mi soffermo, però l'ente di accreditamento, insomma, deve fare in modo che il processo di accreditamento, che è inteso a garantire la competenza, no? La capacità di lavoro. Scusa? Dai, finisco, poi la fai tu, ho finito praticamente una parola. Se non adottiamo, sì, altri, anche in altri campi ovviamente occorre semplificare. Io ho fatto riferimento a questa problematica perché la ritengo una problematica grave. Bene, allora passiamo il microfono al senatore Gasparri, che ha ascoltato questo tema che stiamo trattando, che sviluppo economico e lavoro, normazione e sicurezza, quanto è importante per il nostro paese che le deleghe vanno date, ma poi i controlli sono indispensabili per far rispettare quello che la normazione ci dice, le leggi che noi abbiamo. Noi sappiamo che spesso e volentieri ci troviamo, siamo pure nei guai, proprio perché abbiamo delle leggi eccellenti, ma poi nell'applicazione, è un po' come il discorso che facevamo con gli studenti, le diamo tanta teoria, non gli facciamo fare pratica, e quando cercano un posto di lavoro poi si trovano nelle norme. Prego senatore. Tanto lo ringrazio per l'amicizia, perché è sempre con noi alla conferenza stampa, facciamo dei dibattiti al Senato della Repubblica. Il senatore è un nostro ambasciatore ormai affezionato, lo ringrazio veramente di cuore a nome personale e di tutta Fiaba. Grazie all'amico Trieste, grazie a Fiaba per l'invito a essere presenti oggi. Al di là del tema che state trattando in questa fase della giornata, con la mia presenza volevo sottolineare un rapporto di attenzione, di ascolto, di impegno, di collaborazione che, come l'amico Trieste ha avuto la cortesia di ricordare poco fa,
non va, diciamo così, ostentato solo nelle occasioni ufficiali come quella di questa giornata, che rappresenta ormai una tradizione più che decennale, giusto, come ci dicevamo giorni fa quando sei venuto a presentarmi l'iniziativa di quest'anno. Sono stato anche un attimo alla conferenza stampa che avete tenuto mentre c'erano lavori parlamentari in corso, quindi non ho potuto ascoltare tutti gli interventi, però conosco quali sono gli obiettivi e coglievo in questi interventi tutta la preoccupazione rispetto a un tema che sui controlli oggi la politica potrebbe, come dire, facilmente estendere a tante altre vicende. Non c'è controllo, legalità, a volte anche nella stessa vita politica, nella gestione dei fondi pubblici, nell'applicazione delle leggi. Oggi questa giornata ancora una volta si svolge qui davanti alla Presidenza del Consiglio, con la collaborazione, con l'accesso alla Presidenza del Consiglio, e anche questa intensa fase del governo tecnico che ha prodotto una serie di provvedimenti importanti, alcuni giustissimi, penso anche a quelli ultimi riguardanti costi della politica, regioni e quant'altro, altri un po' più problematici, penso alla parte economica, penso all'IMU, penso ad alcune vicende di natura fiscale, comportano centinaia di regolamenti di attuazione. E quindi attualmente il governo tecnico è impegnato in una corsa per cui il discorso dei controlli si collega esattamente a questo aspetto. Fatto una volta una legge in Parlamento, approvata anche dal Senato, dalla Camera, una normativa, poi spesso c'è tutta la coda delle norme di attuazione, delle circolari e anche poi dei controlli sulla effettiva applicazione delle norme e quindi anche su tutti i temi complessivamente intesi della disabilità, della diversabilità, delle infrastrutture. Parlavate quando sono arrivato anche di temi di vita quotidiana, insomma, no? Un ascensore, l'accesso a un immobile. Una volta fatte le norme, e l'Italia, devo dire, avrà norme da perfezionare, ma il nostro problema non è la carenza di leggi. Io, ad esempio, una cosa che a volte contesto, quando leggo le statistiche, che dicono che in questo semestre il Parlamento ha approvato meno leggi del semestre precedente, oppure c'è una minore attività legislativa. Io contesto queste statistiche perché il parlamentare va giudicato per il suo impegno, incontrare un'associazione, parlare con voi, portare anche un saluto qua, fa parte di un'attività pubblica che uno svolge, che non è un fatto occasionale, come dire, di qualche minuto dedicato ad accogliere i vostri invito, è un rapporto costante che si svolge. Le leggi sono troppe in Italia, per cui noi dovremmo, semmai, come si era detto più volte, e devo dire che il governo del centrodestra si era impegnato in questa direzione, ricordo un'immagine anche un po' pittoresca del ministro allora Calderoli che simbolicamente bruciò cartoni interi di norme che erano state abrogate. Quindi non bisogna, rispetto alla politica di cui giustamente si ha un giudizio sempre più negativo e come non averlo di fronte a tanti comportamenti inaccettabili, soprattutto per chi fa politica onestamente che ne è danneggiato come cittadino e anche perché la reputazione di tutti viene danneggiata e il cittadino è portato a giudicare tutti nello stesso modo. Quindi siamo in una fase dove al di là delle appartenenze politiche veramente ognuno risponde per sé, per come si comporta, per quello che fa, per la, come dire, condotta di vita che ha. Allora, alla luce di tutto questo io ritengo che non si deve avere questa fobia del fatto che ci vuole una produzione legislativa intera, servono forse norme ulteriori in alcuni campi, ma la prima questione è verificare le norme che ci sono, la loro applicazione e appunto che possano soprattutto in alcuni settori di accesso al lavoro, applicare dei problemi, di barriere architettoniche, di vita nelle città. Voglio ringraziare FIABA perché nel corso dell'anno più volte l'amico Trieste e tutti i suoi collaboratori ci hanno chiamato a riflettere sui vantaggi economici che ci sarebbero da una diversa pianificazione della vita delle città, secondo un'ottica che non serve solo a rispettare come doveroso i diritti di chi deve avere accesso, agibilità a tutte le realtà di un territorio, di una città, ma con conseguenze benefiche di carattere economico. Quindi voglio anche sottolineare che FIABA non svolge solo un prezioso ruolo nella rappresentanza di problemi, di sofferenze,
di diritti negati che vanno rispettati, ma ci richiama a una riflessione più complessiva, partendo dalla diversificabilità, ci coinvolge su riflessioni di carattere generale. Pertanto io credo che quello che noi dobbiamo fare è verificare, avete fatto degli esempi, ne ho sentiti alcuni, norme di semplificazione, provvedimenti, se ci sono cose che noi possiamo fare in questo ultimo scorcio di legislatura per rendere più chiare, più applicabili delle norme, ben venga. E Fiaba, Trieste hanno ovviamente pieno accesso a quelle che sono le nostre attività, il nostro gruppo parlamentare, la possibilità di condividere e di sostenere le vostre iniziative. Ma io credo che noi soprattutto dobbiamo fare una verifica sulla legislazione vigente, sui regolamenti vigenti, sulla loro applicazione, sui controlli. Opera non facile, non facile, perché poi la violazione delle norme comporta dei contenziosi e noi sappiamo che in Italia quanto sia complesso, sia nella giustizia amministrativa che nella giustizia ordinaria, arrivare ad ottenere ascolto o soddisfazione. Io credo che però in questa fase, voglio concludere proprio con questa riflessione, essendo questa una delle piazze della democrazia del Paese, c'è il governo, c'è la volontà del Parlamento, istituzioni oggetto di critiche, talvolta giuste, talvolta francamente esagerate, e che io non vorrei che si arrivi attraverso la giusta condanna di comportamenti sbagliati, di sprechi, di un uso scorretto delle risorse pubbliche, di comportamenti in taluni casi da galera, che si mette in discussione il meccanismo di rappresentanza, il funzionamento della democrazia stessa. Io sono un parlamentare, sono un capogruppo, ho quindi un ruolo di responsabilità. La difficoltà di questa fase è che oggi non si capisce bene come si decide, perché noi abbiamo una fase di devastante e preoccupante crisi economica internazionale ed europea in particolare. Molte regole vengono decise a livello europeo, nascono governi tecnici o di vasta coalizione in molti paesi. Quello dell'Italia non è un caso unico, c'è in Olanda, c'è in Grecia. Questi governi agiscono sulla base dell'emergenza dettando regole che ricevono dall'Europa, emanano un decreto, generalmente, e anche questo governo ne emana più di uno, spesso anche uno o due a settimana. Il decreto è un provvedimento che entra immediatamente in vigore e che il Parlamento discute dopo che è stato emanato. Quasi sempre interviene un voto di fiducia che vuol dire o si approva com'è o la discussione si sospende. Quella che doveva essere una eccezione in casi di necessità e urgenza, dice la Costituzione, è diventata una prassi ordinaria. Per cui alla fine anche il Parlamento finisce per atrofizzarsi, il governo che agisce in condizioni di urgenza spesso è un portaparola di decisioni europee, sono tutte giuste, sono tutte valide, hanno portato l'Europa verso un orizzonte positivo, dai dati, dalle cifre, dalle preoccupazioni che noi oggi viviamo, questo non sembra. Allora attenzione, attenzione, perché la politica va cambiata. E chi vuole fondare nuovi movimenti, nuova partecipazione, se le associazioni come FIAB ed altri intendono partecipare sempre più attivamente al dibattito della democrazia, e lo fate con la vostra azione da anni, lo fate anche con iniziative come questa, è tutto lecito. Quello che è importante è non stroncare i meccanismi di partecipazione, di scelta democratica dei cittadini, cambino governi, diano sostegno a formazioni politiche che chiunque può fondare, giudichino i partiti che ci sono, li puniscano o li premino. Di premi francamente mi pare che in giro ce ne siano pochi, in attesa di assegnazione. Però non rinunciamo alla democrazia, alla partecipazione, anche a fare piccoli provvedimenti, a controllare il funzionamento di una legge, a esortare ad applicare le normative, a correggere anche cose che riguardano la vita quotidiana, perché non vorrei che la situazione emergenziale, perché poi tale è oggettivamente, non è che quello che sta accadendo è un arbitrio, però sta finendo per uccidere qualsiasi spazio, di presenza, di partecipazione. A questo si aggiungono gli errori del mondo politico che facilitano un processo di compressione della democrazia. Io avverto, e con questo pericolo veramente della disarticolazione di un dibattito democratico, partecipativo, di un normale circuito di idee, di istanze del cittadino, di una categoria, di un'associazione, di chi vive come voi problemi molto, molto duri, molto difficili, e deve trovare ascolto, rappresentanza e la possibilità di fare anche interventi come quelli che voi avete prima illustrato. Quindi concludo dicendo all'amico Trieste, che lo sa benissimo, a Fiaba, a coloro che sono qui, che
credo che dobbiamo lavorare giorno dopo giorno anche su piccole cose, anche sulle proposte che riguardano un ascensore o l'accesso a un ufficio, così come sui modelli urbanistici o su una diversa idea di città. In questi anni di crisi economica, di taglio delle risorse pubbliche, non è semplice agire ed operare, però non ci dobbiamo assolutamente rassegnare, dobbiamo farlo con passione, con impegno civico e mettendoci la faccia. Le persone che pensano di poter svolgere un ruolo perché hanno una credibilità alle spalle, hanno la possibilità di raccogliere delle istanze, per ognuno di noi parla quello che facciamo ogni giorno, è sempre poco rispetto ai problemi che ci sono, è sempre una goccia nel mare delle sofferenze, delle famiglie, dei cittadini, ma c'è buona volontà, c'è ascolto, quindi non giudichiamo il Parlamento da quante leggi fa, ma da come le fa, dalla qualità delle norme, dalla possibilità anche di partecipare all'attività di controllo sull'applicazione delle leggi che in molti casi sono state fatte, anche nella tutela delle diverse abilità, con grande enfasi, con grande annuncio, ma poi c'è il giorno dopo, di che cosa succede il giorno dopo. Lo dico anche su temi diversi, è davvero l'ultima cosa che voglio dire da quelli che sono al centro di questa giornata. Io come capogruppo mi sono impegnato ad esempio a garantire i pagamenti immediati dalla pubblica amministrazione. Ci sono tante piccole aziende, medie aziende, artigiani che non ricevendo pagamenti dalle pubbliche amministrazioni falliscono. Abbiamo fatto le norme, le abbiamo approvate, dopodiché siamo ancora in attesa del regolamento, del secondo regolamento, più che quelli che hanno letto sul giornale. Saremo pagati per lavori fatti, quindi non per elargizione arbitraria, letto il titolo stanno ancora in coda ad aspettare. Ed è questa la sofferenza che ho avverto anch'io come politico sperimentato, come persona che ha responsabilità, e così potremmo citare in tanti esempi con quelli che avevate richiamato. Non è che fatta la legge trovato l'inganno, fatta la legge e trovato poi il modo di non dare risposta alle aspettative. Concentriamoci su alcune priorità, su alcune cose, a volte anche piccole, ma andiamo a verificare come possono diventare realtà, e credo che avremo dato un senso al nostro impegno. E vi ringrazio per essere una di quelle realtà che ci richiama sempre alla concretezza, con grande garbo, con grande serietà, con grande capacità propositiva. E io vi ringrazio davvero, ringrazio Tese, ringrazio Fiamba per il modo con cui ci consente di tentare di essere utile alla comunità nazionale. Grazie senatore, tre accenni, è vero quello che ha detto, che noi stiamo lavorando gomito a gomito. Ecco, Fiamba ha scelto, sta celebrando il decennale, fin dall'inizio un dibattito con la pubblica amministrazione. Possiamo a volte avere dei diversi, ma mai abbiamo fatto manifestazioni di rottura, urli. Quello che si può fare, bisogna farlo lavorando assieme. E tre cose, oggi prima l'incendiazione accennava al trasporto delle gare. Oggi gli ascensori sono uno strumento indispensabile.